Beh, intanto stanno molto moderando i toni, ovviamente, non possono più continuare in campagna elettorale. E qui emergeranno via via tutte le evidenti contraddizioni, in materia di giustizia, ovviamente, perché difficilmente Salvini potrà clamorosamente rompere su questo fronte con Forza Italia. Poi, soprattutto in materia di lavori pubblici, dove le posizioni sono esattamente opposte. Poi cercare di combinare i due pilastri dei rispettivi programmi, quello del reddito di cittadinanza e la riduzione consistente delle imposte, e beh, queste due cose insieme non ci stanno, oltre a simbolizzare due prospettive politiche assolutamente divergenti, cioè una propria della destra, la riduzione del carico fiscale, l'altra propria di una sinistra di movimento, le stesse cose in Spagna, in Grecia una volta, eccetera. È un governo fatto da due contraenti che per storia, tradizioni e politiche sono molto diverse. Io credo che la sintesi la possano trovare, ma la troveranno con buona pace, credo, degli amici del Fatto, di Scanzi, eccetera, la troveranno su una base di pura destra, su una base di Perché economia dice questo, salviniana, professore? perché, questa è la, perché lui, è Salvini che è il politico, è Salvini che ha il partito, gli altri sono movimento d'opinione, appunto, giustizia, eccetera, ma è la struttura, il partito, la politica, anche la politica radicata in Europa, tanto è vero che Salvini oggi dice lavoreremo con Orban, lì può lavorare bene con tutte le nuove destre che si affacciano nell'Europa dell'Est e non solo. E quindi, Massimo Giannini. la forza ce l'ha lui, la forza ce l'ha lui. Massimo E Giannini. io tremo a questo, è un pericolo per me, perché ho sempre detto che il Movimento 5 Stelle, sempre, in epoche non sospette, ha fatto da argine a una possibile deriva di destra in questo paese, per tanti motivi che non ho il tempo di spiegare. Ha fatto da argine. Ora questo argine minaccia di crollare Allora, e noi Giannini. potremmo essere il primo paese in Europa con un partito di destra di massa.